Pensi di essere diverso dall'adolescente medio? Non esiste un'età priva di problemi. Per quanto tutti amiamo lamentarci di quanto sia dura la vita adulta, ci ricordiamo quanto sia dura anche l'adolescenza. I teenager di oggi devono affrontare parecchi problemi che le generazioni precedenti non hanno mai conosciuto. Questo non fa che esacerbare le difficoltà di comprensione dei genitori con i loro figli adolescenti. Se vi siete mai domandati perché l'adolescenza è così complicata e da dove viene tutta la tipica rabbia giovane, ve lo spiegheremo in questo video. Prima di tuffarci nelle lotte quotidiane del teenager medio però, cliccate sul tasto iscriviti e abilitate le notifiche del nostro canale per non perdervi nessuno dei nuovi video che ogni giorno pubblichiamo qui sul lato positivo. Gli adolescenti non sono poi così tanto difficili da comprendere come sitcom e film vorrebbero farvi credere. Certo, sono piuttosto lunatici, ma chi non lo sarebbe con tutti quegli ormoni costantemente a mille e i molti rapidi cambiamenti che avvengono nel corpo? Vero anche che a volte fanno cose stupide, ma non è tutta colpa loro. Sappiate che quell'impulso a far cose stupide o proibite deriva dal fatto che i lobi frontali, cioè la parte del cervello responsabile quando prendiamo decisioni e valutiamo le conseguenze di ogni azione, non sono pienamente sviluppati fino ai 25 anni. Questo rende i teenager molto più impulsivi e portati a comportarsi in modo irresponsabile. Ma imparare dai propri errori è parte integrante del percorso di crescita. In realtà, quindi, ogni stupidaggine che si fa serve a prepararsi per una vita indipendente e lontana dai genitori. Un altro modo di prepararsi alla vita adulta a quell'età è dare priorità agli amici piuttosto che ai genitori. Questo è fondamentale per costruirsi dei rapporti sociali fuori dalla famiglia, aspetto basilare del diventare adulti. Questo li porta a mettercela tutta per farsi accettare in un giro di amici. Sentirsi accettati e approvati da un gruppo è un istinto di base della nostra società, sia da giovani che da adulti. Ma è possibile che le tecnologie moderne abbiano soffocato questo impulso nei teenager del XXI secolo? Oggi molti giovani si fanno amicizie vere e significative in varie comunità online, soprattutto nel caso di giovani dal carattere introverso. I social media aiutano i giovani ad essere più... socievoli. Questo è sicuramente l'aspetto positivo. Ma ovviamente ci sono anche degli svantaggi. I social sono piattaforme ideali per il bullismo online, una forma di abuso alla quale i teenager sono particolarmente esposti. In genere, però, gli adolescenti usano internet per trovarsi amicizie con cui condividere gusti e interessi. Spesso i legami che si formano online sono forti, validi e profondi, tanto quanto le amicizie che possono nascere a scuola. Certo, c'è sempre il rischio di fare cattivi incontri online, ma i giovani oggi sono ben consapevoli del pericolo. Addirittura molto più consapevoli di chi era adolescente quando i social erano ancora una novità. Gli adolescenti di oggi sono ben smaliziati nel muoversi su internet e non hanno bisogno di essere controllati come bambini piccoli. Internet, inoltre, fornisce una fondamentale via di fuga dalle pressioni della società e della famiglia, oggi molto più forti di come si usava nelle precedenti generazioni. Una volta un adolescente poteva scegliere se trovarsi un lavoro part-time per poter spendere qualche soldo in più. Oggi però le cose sono diverse. Il costo della vita è schizzato alle stelle negli ultimi 50 anni, non accompagnato però da un relativo aumento dei salari. Molte famiglie oggi sono costrette a fare sacrifici, e per molti adolescenti non c'è possibilità di scelta quando si tratta di trovare un lavoro per contribuire alle spese familiari. Oltretutto, i teenager spesso hanno pochissimo tempo libero tra scuola, ore e ore di compiti a casa e attività extrascolastiche, specialmente se sperano di poter continuare gli studi all'università e trovare un buon lavoro. Molte ricerche hanno sottolineato l'aumento di disturbi mentali, come ansia e depressione, e disturbi comportamentali, come autismo e deficit di attenzione, tra i teenager di oggi. Molti genitori e anche molti esperti, però, danno tutta la colpa agli smartphone, perfetti capri espiatori dei problemi moderni. La tua pagella è un disastro o sei stato rimandato in qualche materia? È ovvio che non ti stai impegnando a dovere con la scuola, visto che stai sempre fisso sul tuo cellulare. Testa tra le nuvole a cena e scelamuta in una conversazione che comunque non ha niente a che vedere con te? Certamente sei troppo preso dal tuo mondo online.
Vai nel panico quando ti accorgi che quell'oggettino elettronico che ha tutti i tuoi dati personali non si trova nella tasca dove lo metti sempre? Sei schiavo del tuo smartphone. Scene che suonano familiari a qualcuno all'ascolto? Fatecelo sapere nei commenti. Eppure, se chiedeste ad un teenager quale sia l'origine della sua ansia o depressione, nella maggioranza dei casi la risposta sarà invariabilmente la scuola. Gli adulti hanno creato una perfetta fucina di disturbi mentali per i giovani, mascherandola da sistema educativo. Quante volte il governo mette persone incompetenti in posizioni da cui dipendono l'educazione e la salute dei nostri adolescenti, infischiandosene delle conseguenze? Il sistema scolastico fatto di test standard, interrogazioni, programmi obsoleti ha, però, il potere di decidere il futuro personale e professionale di un giovane. Considerando tutto questo, non c'è da stupirsi che molti giovani siano disturbati. Ricordate che il nostro cervello continua a svilupparsi fino a verso i 25 anni e quindi mettere troppa pressione sulle spalle dei teenager è molto pericoloso. Abbiamo creato una cultura nella quale ai giovani viene inculcato il concetto che per avere successo nella vita bisogna avere il massimo dei voti a scuola e che la laurea o il diploma siano davvero ciò che determinerà se nel loro futuro potranno o meno accedere a qualche lavoro ben pagato per sostenersi una vita indipendente. Buona fortuna già solo all'idea di trovare un lavoro qualsiasi dopo la scuola o la laurea. Se va bene, passeranno una decina d'anni tra lavori a progetto o salari in nero prima di poter trovare la propria strada. Le generazioni precedenti, da adolescenti, non avevano queste preoccupazioni. Non hanno dovuto crescere tra i postumi della più grande recessione del secolo. Non hanno dovuto guardare i loro genitori perdere il lavoro e le certezze di una vita. Ai loro tempi, un giovane laureato non doveva rendere grazie per aver almeno trovato un lavoro come commesso. Ai loro tempi la scuola non era un'istituzione in difficoltà e stagnante come oggi. Naturale che in simili circostanze i giovani di oggi si rifugino ossessivamente in altre distrazioni. Eppure, gli adulti continuano a dire loro che i loro piccoli problemi giovanili di poco conto sono nulla a confronto dei problemi del mondo reale. Come se i loro problemi non fossero davvero abbastanza reali. Biologi dell'età evolutiva hanno elaborato una teoria detta analisi delle storie di vita. Secondo questa teoria, la percezione di ostilità dell'ambiente in cui una persona si muove è direttamente connessa al suo sviluppo mentale, emotivo e psicologico. Un adolescente cresciuto in un ambiente ostile, come in paesi in guerra o nei quartieri più poveri, è più incline ad adottare una cosiddetta strategia di vita rapida. Vale a dire, mettere su famiglia già giovanissimi, cosa che spiega l'aumento di gravidanze tra adolescenti tra le fasce più povere della popolazione. Le famiglie che si formano in questi ambiti tendono ad essere numerosi, quasi fosse un istinto risvegliatosi dall'epoca in cui vivevamo in clan. L'altra strategia, opposta, è detta della vita lenta. Chi sceglie questa strategia metterà su casa ad un'età più matura. Si tratta soprattutto di cosiddetti millennial della classe media, coloro che oggi hanno sui 20 anni, per i quali la strategia di vita lenta è quasi obbligata. Possono permettersi di continuare a vivere con i loro genitori per qualche anno dopo la scuola o la laurea o condividono appartamenti con altri coinquilini. Non hanno certo fretta di sposarsi, comprare casa o fare figli, visto che nemmeno potrebbero permettersi nessuna di queste tre cose. Anche i teenager di oggi, la cosiddetta generazione Z, molto probabilmente seguiranno questo stesso percorso. Nel complesso, l'adolescente medio del XXI secolo ha un bel po' di gatte da pelare. Non è raro quindi andare in pezzi sotto tali pressioni. Ecco perché è importante comprendere le loro difficoltà e dar loro una mano. Se conoscete qualche giovane in difficoltà con le esigenze scolastiche, familiari o di altro genere, o se voi stessi ne soffrite, chiedete aiuto professionale. Date una mano ai vostri amici quando hanno difficoltà e incoraggiateli a chiedere aiuto. Essere in difficoltà è la cosa più normale del mondo e non bisogna vergognarsi mai di chiedere aiuto. Se ti riconosci nei problemi di cui abbiamo parlato nel video o se hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Se anche tu sei d'accordo con il nostro pensiero, non esitare a citare altri esempi di problemi affrontati oggigiorno dai giovani qui sotto nella sezione commenti. Abbi cura di te e resta qui con noi, siamo il lato positivo della vita.